Quella di oggi è una giornata importante, perché finalmente possiamo parlare di ricostruzione e di cosa possiamo fare di buono per il nostro paese. Ma cosa vuol dire ricostruzione? Può significare ricostruire un edificio, un rapporto, un paese in questo caso. Ricostruire delle macerie lasciate da un governo nazionale che altro non ha saputo fare che dilapidare un capitale di fiducia che la maggioranza degli italiani gli aveva affidato. Ora ci ritroviamo con un governo tecnico, l'ultima scialuppa di salvataggio che la nostra cara Italia poteva prendere. Lo dobbiamo dire però, ad alta voce, è la sconfitta della politica, quella delle decisioni, quella delle argomentazioni anche accese, ma che alla fine riesce a tirare le somme, proponendo, decidendo e governando. Sul governo Monti c'è poco da dire, credo, sarà una medicina amara. Ma quando il malato è grave, non vi sono alternative. Ne va della qualità della vita che lasceremo ai nostri figli e che forse è già stata compromessa e che potrebbe ancora peggiorare se non si interviene. Dal contesto generale voglio passare ora al particolare, perché si ricostruisce anche nelle nostre piccole, medie e grandi realtà comunali. Si ricostruisce, ho già detto, quando si parte da una situazione disastrosa. Ebbene, è un anno e mezzo che ho l'onore di amministrare il Comune di Ledo in qualità di vice sindaco in questi primi 5 anni da comune unico in valle, nato dalla fusione di 6 comuni e dove il PD è il primo partito. È dura, ma ci stiamo attrezzando per avere una struttura efficiente e virtuosa, dove le competenze sviluppate in questi 10 anni di gestione associata possono ora essere messe a disposizione in pienezza. Per dirla in breve, si sta realizzando quello che avevamo promesso ai nostri concittadini durante la campagna referendaria e dove il PD era in prima linea. Questo ora sta per essere messo in discussione dall'attuazione di un disegno di legge, quello delle comunità di valle, che sembra non rappresenti più quel disegno ipotizzato in origine dal legislatore. È chiaro ormai l'intento, vista l'impossibilità di trasferire il personale dalla provincia alle comunità, di attingere il personale dai comuni, che privati delle loro competenze dovranno per forza di cose soccombere nei confronti delle comunità. Ci siamo riempiti la bocca con la parola sussidiarietà, sussidiarietà che prevede che se una funzione può essere svolta egregiamente da un ente di livello inferiore, è controproducente farlo gestire a un livello superiore, che in questo caso deve ancora dimostrare di essere più efficiente e più virtuoso. Lo si cita perfino in quel protocollo d'intesa, confezionato dalla sera alla mattina all'interno del Consiglio delle Autonomie. Uno tsunami per la vita organizzativa e istituzionale dei comuni trentini. Siamo passati dal tutelare perché sovrano fin l'ultimo più piccolo dei nostri comuni, a fare di tutta l'erba un fascio con i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Ebbene, per questo motivo, lo scorso martedì, il Consiglio Comunale di Ledo ha approvato all'unanimità una mozione di urgenza che ora vi leggo chiudendo il mio intervento. Per la cronaca, il Consiglio Comunale sono rappresentate, anche se in forma di lista civiche, tutte le componenti della maggioranza provinciale, con l'UPT all'opposizione. Lettura della mozione. In data 13 giugno 2011, con provvedimento numero 18, qui allegato in copia, il Consiglio Comunale di Ledo, in merito al paventato trasferimento della competenza del servizio nido di infanzia alle comunità di valle, sottolineava la difesa della titolarità nella gestione della funzione, a) la centralità del comune nel panorama giuridico nazionale e locale in base alla Costituzione e allo Statuto di Autonomia, paventando il rischio che la legge di riforma istituzionale e costitutiva delle comunità di valle, anziché portare in Trentino il decentramento amministrativo con trasferimento di competenze dalla provincia alla comunità stessa, spogliando i comuni delle proprie competenze affidate rispetto al resto d'Italia. B. La centralità dell'unione dei comuni, quale massima forma di collaborazione intercomunale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, come peraltro riconosciuto a livello nazionale e come da noi sperimentato positivamente per 10 anni, prima di giungere volontariamente, e ripeto e ribadisco volontariamente, alla fusione nel Comune Unico di Ledo. Il protocollo di finanza locale per il 2012, sottoscritto di recente tra la provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali, ha confermato in pieno le nostre preoccupazioni,
prevedendo che i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, mediante la comunità, i compiti relativi alle seguenti funzioni: sportello unico delle attività produttive e tutte le altre funzioni trasferite, con progressiva estensione all'intero settore del commercio. Con queste due scelte risulta evidente la volontà di spogliare i comuni delle proprie competenze, trasferendole di imperio alla comunità, che di fatto, con il vincolo della fusione all'unione dei comuni, viene ad essere l'unica forma di gestione associata possibile per i comuni, che oltre ad essere spogliati delle competenze vengono privati anche della possibilità di scegliere come gestirle in forma collaborativa. Vengo al dunque, ritaglio un po' di cose. Visto il proprio percorso istituzionale innovativo di unificazione di 6 comuni, in uno che lo ha portato a creare un ente territoriale della dimensione di 154 km quadrati, terzo comune del Trentino per estensione, popolazione oltre 5.300 abitanti, delibera di manifestare le proprie perplessità sui contenuti del protocollo d'intesa, invitando il Consiglio delle Autonomie a una riflessione su questo processo di depauperamento delle autonomie comunali, di ritenere che il percorso associativo forte per i comuni per gestire le competenze in maniera associata e libera rimanga quello previsto nel capo ottavo dell'ordinamento dei comuni, di cui l'unione dei comuni è il massimo istituto, di ribadire la propria preoccupazione che il nuovo ente comunità, se non gestito con equilibrio e sintonia con le amministrazioni d'ambito, diventi in breve una copia dei vecchi comprensori. Chiudo dicendo che il disegno di legge delle comunità va difeso perché ricostruisce il nostro Trentino, ma bisogna stare attenti a non demolire ciò che è già virtuoso e ciò che già sta funzionando. Grazie. Grazie davvero a Franco Ferrari anche per la grande esperienza della Valle di Ledro, che è veramente preziosa. E Renato Veronesi, poi Roberto Minter.